Fermate due ragazze di origini rumene colpevoli di un furto da 500 euro al Conad City di Corso Garibaldi a Faenza. Le due ragazze di 29 e 27 anni, domiciliate a Roma e Latina, avevano attirato l'attenzione del personale del supermercato dopo aver letteralmente depredato lo scaffale della frutta secca portando via un centinaio di bustine di pinoli. Dopodiché si erano presentate alla cassa con solamente una bottiglia d'acqua da pagare. Verificato che lo scaffale della frutta secca fosse ancora vuoto, il direttore del Conad ha così trattenuto le due donne mentre un dipendente chiamava le forze dell'ordine. Raggiunta l'attività commerciale, i carabinieri hanno perquisito le borse delle due rumene, trovandole piene delle confezioni di pinoli dal valore complessivo di 500 euro. Condotte in caserma e arrestate per furto aggravato in concorso, le due donne sono state condannate ad una pena di 6 mesi e 200 euro di multa la prima e di 8 mesi e 300 euro di multa la seconda. Entrambe avevano già alcuni precedenti nella capitale per furti commessi sempre nei centri commerciali, dove erano stati sottratti abbigliamenti dal valore di migliaia di euro. Il furto di pinoli, che all'apparenza può sembrare un furto singolare, invece si sta diffondendo sempre di più sul territorio italiano. 100 euro al chilo, il valore dei prodotti che vengono rubati in grandi quantità, sembra per poi essere rivenduti sul mercato nero, come se fossero una merce rara o preziosa.